Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente ecco mamma Nanas, tutti la stavate aspettando e quindi ho organizzato questa intervista doppia. Direi di non prolungarci troppo perché le domande sono tante. Dalla regia abbiamo il signor Ciro, nonché Sassa, brava brava, mio fratello Ciro, che leggerà le domande. Quindi quando sei pronto, noi siamo pronti, via. Eccoci. Nome. Che domanda originale. Sara. Lia. Soprannome. Saretta. Nanas. Età. Prima tu. 46. Mamma mia. 21. Tre aggettivi. Si vede. Dici? Tre aggettivi per descrivere l'altro. Tre aggettivi. Impulsiva. Testarda. Ma quando ama, ama col cuore. Mamma, come l'aggettivo sbagliato. Perché parla così oggi mamma? Perché? Come quando ama, ama col cuore. Ma quando ama, ama col cuore, non è un aggettivo. No, aspetta, allora, testarda, impulsiva e sincera. Beh, io direi esaurita. Permalosa, anche troppo con l'età, ma sincera anche lei, dai, sì, mettiamolo bene così. Poi chi è più chiacchierona? Lei. Tu. Tutte e due. Il difetto più grande dell'altra? Aggressiva. Troppo sincera. Fa fare le brutte figure a me. Troppo schietta. Colore preferito? Blu. Rosso. Genere di musica preferito? Tutti i tipi di musica che possono esistere. Per non dire che è una zazza e gli piacciono solo musica né melodica. Sì, ah, comunque a me tutti i generi, a lei il mio melodico. Soprattutto. Ecco. Cosa pensi del mestiere dell'altra? Tu del mio sono casalinga. Devi rispondere tu alla tua domanda e io alla mia. Io sono molto contenta. Felice e soddisfatta. Sono molto fiera di mia figlia, della sua spontaneità e di quanto si fa volere bene. Io sono molto soddisfatta della mia Cenerentola. E mamma è casalinga, comunque va bene così. La parolaccia che dici più spesso? Non la posso dire. Dai, no, la devi dire. La parolaccia che dici più spesso? Ecco. La stessa mia. Quindi metterò un beep. Il giorno più bello della tua vita? Il mio, quando ho intrapreso questa strada, quando ho aperto il canale. I miei sono stati tre, sono i miei tre figli. I tuoi tre parti, quindi sono, sì. Mamma mia, non lo so immaginare quelli brutti. E quello più brutto? Ecco, quello più brutto. Quello più brutto è ogni volta che qualcuno di loro sta male, perché ci sto male due volte io. Il mio giorno più brutto, lo devo proprio dire, si può evitare questa domanda. No, il mio giorno più brutto è stato quando mi sono trovata, tra virgolette, sola, perché poi sola non ero, e quindi sono dovuta ripartire, ricominciare da me. Cosa cambieresti del tuo corpo? Denti e naso. Denti, ragazzi, soprattutto denti. Poi il resto, per l'età, è andata ormai. Se li tradisce, tu perdoni? No, si è visto, diciamo, avete visto un po' tutti. Comunque no, proprio no. E diciamo che con gli anni dipende a che punto arriva il tradimento. Io no, comunque, ad oggi vi dico no, poi può essere pure che domani... No, non si perdona. Non si perdona, perché non è una cosa che si fa giusto per farla. Tu quando tradisci sei consapevole di ciò che stai facendo e sei anche consapevole che puoi perdere ciò che hai, quindi no. È giusto. Un errore che ti riconosci? Che non seguo mai i consigli che mi vengono dati, faccio sempre di testa mia e spesso e volentieri, anche se... Spesso mi sono trovata che ho pensato a dire, però se magari avessi seguito il consiglio, però io sono proprio fatta così. In una situazione qualsiasi cosa sia, mi devo far male per poi rendermi conto che era come mi avevano consigliato, come mi avevano detto. Quindi non seguo consigli. Io invece a volte ho dato tanto, anche nelle amicizie, negli affetti in genere, a chi non meritava nulla, perché pensando che fossero come me.
Babà. Babarum, quindi. Avevi fatto botte? Mai, le ho prese da piccola qualche volta a scuola. Vergogna. Sì. Io sì, purtroppo sì. Ma schiaccio. Sì. A quanti anni la prima volta? Oh oh. Sara? 18. 17 e mezzo, quasi 18. Mamma, più piccola di me! Che vergogna! 18 è un giorno io. Proprio per festeggiare il fatto che ero maggiorenne. Quest'atto di ribellione volli fare. Come ti immagini tra 20 anni? Mamma mia, non ci voglio pensare. Così. Tanti tanti nipotini, però tanti tanti! 20 anni! Sì, li fa tutti Leo questi nipotini, tutti Leo e Ketty. Io così. Ti hanno mai fatto proposte indecenti? Sì. Tipo settimana scorsa ho avuto proprio una proposta indecentissima in un'email dove diciamo mi contattano tutte le aziende per le collaborazioni e ho avuto una proposta indecente che mi hanno proposto più di 3.000 euro per delle scene hot, per girare un film hot a luci rosse, però con le mascherine, diciamo il viso non si vedeva. Ovviamente ho rifiutato, quindi questa è la proposta indecente che ho avuto io. A me no, non si permettono, sono maritone. La gioia più grande della tua vita? Sarò ripetitiva. Dopo mio marito sono i miei figli. Cioè, prima i miei figli e poi mio marito. Però senza marito come faccio i miei figli? Dopo mio marito sono i miei figli. Ma stai facendo tutto questo. Ok. La gioia più grande della mia vita è stato... siete stati voi, tutto ciò che mi sono costruita e la persona che ho incontrato. Sei innamorata? Ecco appunto, sì. Fieramente dopo 30 anni sì. Sei gelosa? Troppo, del mio stalker, troppo, troppo. Anch'io ancora. Però sono del parere che come si dice a Napoli, chi si guarda su e non fa mai peccato, quindi è giusto che sia così. Sei orgogliosa di te stessa? Ad oggi sì, posso dire proprio a voce piena che sono orgogliosa di me stessa, di ciò che sono oggi. Di ciò che sono diventata, diciamo, col tempo, sì, sono molto orgogliosa di me stessa. Anche io oggi sì. Delle scelte che ho fatto, di tutto, tutto. Sì. Alcune domande ti hanno messo in imbarazzo? Sì, alcune sì, solo perché era tipo quella della prima volta, sì. Però del resto è stato tutto molto tranquillo. Alcune sì, un pochino. Sei stata sincera a tutte le domande? Sì, sì. Fai un saluto. Ciao, Fran. Ciao. Ragazzi, questo video termina qui, spero vi sia piaciuto. Qui sotto nei commenti ovviamente fateci sapere se cosa vi è pensate. Piaciuto, ma soprattutto se avete qualche video in mente che vi piacerebbe vedere me e mamma fare questo genere di video, ci volete consigliare qualcosa, consigliate pure qui sotto nei commenti. Se vi è piaciuto lasciate un bel like e se questo video arriva a 3.000 like farò l'intervista doppia con la Genji, ovvero mia sorella, che anche lei vuole farlo. Ho detto, ma vediamo se loro vogliono un po'. Se siete d'accordo. Quindi 3.000 like per avere l'intervista doppia con mia sorella. Consigli qui sotto se volete consigliarci qualche video da fare a me e Nanas. Un bacio a tutti ragazzi, grazie. No, ma che stai facendo? Stai facendo? Devo fare così. C'è una cosa che voglio dirvi. Una cosa che voglio ricordarvi, il 25 aprile vi aspettiamo all'Auchan di Mugnano, mentre il 28 aprile vi aspettiamo all'Auchan di Giuliano. Mamma sarà in mezzo al pubblico, mezzo quindi a vedrete voi. Anche mamma Nanas. Ci sarà lo spettacolo comico di Carolina, Raffaele e Ciruzzo e poi ovviamente ci sarà anche il mio intervento. Come diciamo facciamo sempre ai nostri eventi. Quindi vi aspettiamo, a fine video vi lascio le due locandine, mi raccomando venite che Saretta vi aspetta. Entrambi gli eventi io farò un mega vlog che sarà online nel mio canale, quindi tutti voi che sarete presenti anche nel mio mega vlog. E è tutto, lasciamo la linea allo studio. Niente raga, noi vi salutiamo, vi lasciamo con un bacio grande e fa tutti ciao. Se entramos en calor, bebé, no digas.
quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo.